Cordiale saluto dal Pala Giorgio Pinchi. È la 12ª giornata, terza di ritorno del campionato di Serie A1 di pallamano maschile, girone B. È iniziata da pochissimi istanti la gara tra la Lions Teramo e il Pantarei Modena, biancorossi che cercano la vittoria dopo due sconfitte consecutive, sanguinosa soprattutto quella interna contro il Romagna di 2 settimane fa, mentre i biancorossi invece sono usciti a testa altissima dalla gara in casa del Bologna la settimana scorsa, capolista Bologna. Ora c'è difesa dentro da parte del numero 11 Gennaro Di Felice, ma abbiamo visto già il primo tiro effettuato dalla formazione teramana con il nuovo acquisto Guilherme De Oliveira da Silva. Intanto un saluto va a Marco De Federicis che è qui con noi. Buonasera a tutti i telespettatori, è una partita molto delicata quella di oggi perché Modena è una squadra ostica molto molto difficile da affrontare, che fa della difesa, come si vede già in questo momento, la sua arma più forte. Buona la penetrazione, è una partita che si giocherà ovviamente sul filo del rasoio perché Teramo deve ritrovarsi in attacco, Modena non ha un grandissimo attacco, però ripeto, bisogna riuscire a trovare la chiave per scardinare una difesa molto solida e molto duttile soprattutto. Vediamo quale sarà l'approccio di Teramo e vediamo soprattutto quale sarà l'approccio di Modena in difesa. All'andata ci fu una difesa profondissima che adesso sembra non essere stata riproposta. Una squadra che è cresciuta tantissimo, Modena, molto 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 complicata. C'è un volto nuovo, c'è questo brasiliano Guilherme de Oliveira da Silva che può dare visita alla squadra. Allora, è il tassello che mancava a Teramo perché fondamentalmente a Teramo manca un tiratore, l'abbiamo detto più volte, no? Che vada a deresponsabilizzare Pieragostino, quindi un ragazzo che può prendersi la responsabilità di alzarsi e andare al tiro anche dai 9 metri quando c'è un tiro franco, ed esattamente quello che può togliere le castagne dal fuoco nei momenti più delicati, soprattutto quando si sta per andare verso passivo. Primo attacco di Modena dopo la rete segnata da Pieragostino qualche istante fa che ha portato in vantaggio la Lions Teramo. Oggi assente Davide Barbuti, ma c'è appunto questo nuovo giocatore, il brasiliano Guilherme De Oliveira e da Silva, mentre ora c'è il tiro di rigore a favore della Pantarei Modena e se ne incarica il numero 14 Nunzio Di Matteo, che è uno dei migliori cannonieri al pari di Gennaro Di Matteo. Dunque Di Matteo, Nunzio Di Matteo contro Alessio Collevecchio, il tiro fuori, abbondantemente fuori il tiro di Nunzio Di Matteo, si resta sull'1-0 dopo 2 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. L'azione di De Oliveira da Silva e cartellino giallo ora per il numero 4, ovvero Bortolotti. Attacco ancora Teramo con De Oliveira da Silva, fisico possente, lo potete vedere dalle immagini di Fabio Fedeli. Roberto Pieragostino, ancora De Oliveira da Silva, ancora Pieragostino, il pallone per Toppi, Di Giulio fa girare palla alla squadra di Marcello Fonti, Savini, De Oliveira da Silva, finta la conclusione, poi entra il tiro ed eccolo qui, il primo gol in biancorosso per De Oliveira da Silva. Allora, oltre all'importanza di un giocatore del genere, così fisico per quanto riguarda l'esplosività, cioè il tiro da fuori, come si è potuto notare, è un giocatore che si porta a 3 difensori dietro. Questo è fondamentale per Teramo perché riesce ovviamente ad allargare le maglie e quindi poi penetrare con più facilità, andare più facilmente verso lo scalare per favorire il gioco delle ali. Quindi è ovvio che è un giocatore di enorme importanza. Per adesso sta facendo bene, è chiaro che dovrà entrare ancora nei meccanismi, deve entrare ancora in perfetta forma fisica, quindi siamo curiosi di vederlo all'opera. Soprattutto è arrivato nella giornata di mercoledì passando dai 40 gradi di Rio de Janeiro e qui ha trovato addirittura la neve. Sì, assolutamente, perché sta facendo un freddo incredibile fuori, però ci sembra comunque in condizione di per adesso di sopportare il clima. Comunque al Pala Pinchi il clima è piuttosto caldo, quindi diciamo che sotto questo aspetto dovremmo essere tranquilli. Poi come esordio non c'è male, squadra giallo-blu, diciamo, in Modena che riveste un po' quasi i colori carioca. Ovviamente si fa per dire, ma intanto è arrivata la prima parata, i primi applausi per Alessio Collevecchio. Dopo 4 minuti nel corso del primo tempo, sul 2-0 per la Lions, le reti di Pieragostino e De Oliveira da Silva. In attacco ancora la squadra del presidente Salvatore Faragalli con Pieragostino, c'è il mercato di Giulio, c'è inferiorità numerica intanto per l'esclusione per 2 minuti di Paolo Toppi combinata qualche secondo fa in difesa. Pieragostino e il gol di Oliveira da Silva, 3-0, doppietta, 2 gol per De Oliveira da Silva.
Allora, fino adesso sta dando dimostrazione di essere un giocatore molto intelligente, perché riesce ad interpretare benissimo i movimenti della difesa, quindi andare subito a riempire, a inserirsi negli spazi. Quindi per adesso veramente un bellissimo biglietto da visita, un giocatore che si dimostra estremamente utile a questa squadra. Ed è importante perché siamo entrati adesso nel girone di ritorno, e va ricordato che da questo punto in poi, superato l'ostacolo Bologna, adesso per l'obiettivo che a Teramo non si può più sbagliare niente. Adesso bisogna decisamente puntare verso una serie positiva più lunga possibile, quindi è un giocatore veramente molto molto importante. Ancora la parata di Alessio Collevecchio, fallo di Da Silva sul numero 10 Mezzetti, ma intanto torna in campo Toppi dopo l'inferiorità numerica, parità numerica in campo, non come punteggio, visto che Teramo conduce ancora 3-0 dopo 5 minuti e mezzo nel corso di questo primo tempo. Intanto è arrivata un'altra parata di Alessio Collevecchio, ora non può nulla sul gol da parte del numero 4, ovvero Bortolotti, il primo gol per lui questo incontro. Il numero 31 in campionato. Allora, il gioco su Bortolotti sarà un'altra chiave di lettura di tutta la partita, perché Modena gioca tantissimo con i pivot, ne ha due di diversa conformazione fisica, Bortolotti che è molto più leggero, già Iaullari che invece è molto molto più fisico. Entrambi comunque lavorano per spaccare la difesa, soltanto che Bortolotti è più finalizzatore, molto più dinamico, si muove molto di più attraverso tre difensori, mentre invece Iaullari fa un lavoro più sporco, resta fermo, spacca la difesa, ma entrambi vengono costantemente ricercati nelle fasi offensive di Modena. L'attacco alla formazione biancorossa di Oliveira da Silva, lo spazio per Toppi dall'ala di Giulio. Palo gol, palla che bacia il palo prima di andare in gol. Quasi 7 minuti nel corso del primo tempo, 4-1 Teramo. Ora la conclusione fuori da parte del numero 15 Panettieri, altro cannoniere della formazione modenese, cartellino giallo anche per Pieragostino. Tiro di rigore per la formazione modenese. Cambio in porta, fuori e Collevecchio, dentro Pierluigi Di Marcello, che un passato a Modena ce l'ha avuto. La parata da parte di Pierluigi Di Marcello e poi riconquista palla Guilherme De Oliveira da Silva. Ha pagato la scelta di Marcello Fonti di far entrare per Luigi Di Marcello al posto di Alessio Collevecchio, che pure stava parando molto bene ed ha ripreso subito il suo posto, ma ha parato il tiro di rigore di Luigi Di Marcello. Due errori per adesso dai tiro di rigore per Modena. De Oliveira, dentro il pallone per Andrea Di Marcello, c'è invasione da parte del capitano biancorosso, riconquista palla Modena con il numero 10, ovvero Mezzetti. Poi Bortolotti, fallo su Bortolotti. Oltretutto l'innesto di Oliveira genera naturalmente lo spostamento di Pieragostino a centrale, quindi oltre a essere responsabilizzato Pieragostino della responsabilità, scusate il gioco di parole, di andare al tiro, può anche esprimersi molto meglio in un ruolo che per lui è più congeniale, che quello di centrale, permettendo una rotazione oltretutto con Gian Pietro, quindi diciamo proprio una soluzione, esattamente l'uomo che mancava a Teramo in questo momento. È arrivata la prima rete di Giacomo Boni per il Pantarei Modena, 4-2 il punteggio, 21-29 per chiudere il primo tempo. L'allenatore del Modena è Francesco Sgarbi, quello teramano è Marcello Fonti. Modena che arriva a questo incontro dopo la sconfitta casalinga contro il Padova 29-20, mentre il match d'andata disputato il 30 settembre scorso è finito 21-21. Ora la parata da parte del numero 12, ovvero Bonacini, il tiro da parte di Oliveira da Silva, con Modena che perde il pallone in attacco. Modena che è un punto dietro in classifica, 9 punti contro i 10 di Teramo, che si è un po' staccato dalle prime
dopo le ultime due sconfitte, che però al di là di Bologna, Padova e Colonia per esempio sono a quota 13, mentre ora c'è il gol dall'altra parte con il numero 2, ovvero Giacomo Boni. Seconda rete consecutiva, 4-3 quando siamo quasi al decimo di questo primo tempo. Due reti per Boni e uno per Bortolotti per il Pantare Modena. Per la Lions Teramo abbiamo una rete a testa per Giulio e Pieragostino e due per il neoacquisto di Oliveira da Silva, arrivato mercoledì, ha sostenuto qualche allenamento con i miei compagni, oggi in campo, ma già ha fatto vedere ottime cose. Tiro di Pieragostino, la parata da parte di Bonaccini, riconquista palla Modena, fallo ai danni del numero 4, Luca Bortolotti. Gennaro Di Felice, il tiro, la parata di Alessio Collevecchio. Gennaro Di Felice. Allora ancora per Modena con Boni, Panettieri. Palla persa in attacco dalla formazione del Pantare Modena allenata da Francesco Sgarbi. Gli arbitri Ciro e Lucio Cardone di Napoli. Da Silva. Palla per Pieragostino, fa vedere ancora il riceve di Oliveira da Silva. Riceve ancora attaccato da Gennaro Di Felice. Pieragostino dentro per Andrea Di Marcello. La rete del capitano. 5-3 il punteggio. Tornano due le reti di vantaggio per la squadra di Marcello Fonti, 18-30 per chiudere il primo tempo. Due minuti questa volta per Riccardo Di Giulio, per Paolo Toppi, ed è la seconda esclusione per due minuti di Paolo Toppi. Non una bella notizia per la panchina biancorossa. Seconda esclusione di due minuti per Toppi, ricordiamo che la terza c'è l'espulsione definitiva. Oggi è già assente Barbuto. Sì, allora, come detto in precedenza, Modena non ha dei tiratori, quindi ovvio che cercherà sempre l'uno contro uno per cercare la penetrazione, quindi andare il più possibile, diciamo, sui 6 metri, tirare dai 6 metri. La difesa di Teramo deve essere compatta, è vero che ci sono questi due minuti, ma questo è, oggettivamente c'è stato un errore proprio di interpretazione difensiva da parte di Toppi, che doveva chiudere meglio, prestare più attenzione con la collaborazione anche di D'Oliveira. Bisogna assolutamente evitare di far arrivare i loro giocatori sui 7 metri, sui 7-8 metri, bisogna cercare di bloccarli prima, comunque quantomeno schierarsi, essere compatti, toccarsi come si dice l'uno con l'altro per serrare le file e chiudere tutti gli spazi. Bisogna evitare questi errori perché altrimenti loro ovviamente sono poi abbastanza veloci e cercheranno in tutti i modi di poter entrare, perché quella è la soluzione che hanno. Se li si costringe al tiro da fuori, come fino adesso abbiamo fatto, non hanno grandi soluzioni, quindi vanno incontro al passivo e vanno incontro ad errori. Bisogna quindi limitare le penetrazioni e limitare il loro gioco con il pivot. Ancora a terra il giocatore del Modena, ne approfitto per andare a leggere un po' la classifica dei cannonieri, almeno i primi posti. Al primo c'è il teramano Stefano Arcieri, i singoli con 76 marcature, 70 al secondo posto per Pittarella di Padova. Poi abbiamo i giocatori di Carpi, Kovacevic e Pivetta con 68 e 66. Basti pensare che il primo marcatore di Modena è Panettieri con 34, il primo marcatore di Teramo è Pieragostino con 64 reti. Questa la dice lunga, sottolinea quello che dicevamo prima, loro non hanno un terzino di fatto, un marcatore, un finalizzatore, quindi diciamo il centrale che si presta a fare il terzino nell'occasione diventa il miglior realizzatore. È una squadra che ha dei limiti nella fase offensiva, però è una squadra, attenzione, che difende in maniera molto intelligente e molto duttile, quindi per adesso siamo in controllo, stiamo facendo una partita molto molto corretta, perfetta. Però attenzione, perché loro poi in difesa possono presentare delle difficoltà, cioè possono farci metterci in difficoltà. Era il capitano maglia numero 9 Rolli, Stefano Rolli, in
a terra per Modena ed ora si sta facendo curare a bordo campo dai medico sociale della formazione biancorossa. C'è un altro tiro di rigore per Modena, adesso ne ha sbagliati due, stavolta in porta resta Alessio Collevecchio e andrà il numero 5 a batterlo, Gennaro Di Matteo, che è il secondo cannoniere della squadra modenese con 33. No, cambio in porta per Luigi Di Marcello al posto di Alessio Collevecchio, per Luigi Di Marcello che ha neutralizzato nei primi minuti un tiro di rigore. Tiro ancora, la parata di Pierluigi Di Marcello, resta in attacco Modena, terzo rigore fallito da Modena, due ne ha parati Pierluigi Di Marcello, che ovviamente non può andare in panchina perché la situazione si è sviluppata ed è ripartita subito non consentendo il cambio. Tiro ora, la parata ancora di Pierluigi Di Marcello sul tiro di Gennaro Di Felice. Oliveira, Di Giulio, De Oliveira, Savini, Andrea Di Marcello, De Oliveira, dentro il pallone per Andrea Di Marcello, grande assist di Oliveira. Sì, stavo pensando a, sarebbe bello fare un gioco e pensare come avrebbe attaccato Teramo se non ci fosse stato Di Oliveira. Avrebbe fatto sicuramente moltissima più fatica, non avrebbe trovato il pivot, perché se avete fatto caso anche i due passaggi che sono venuti per Andrea Di Marcello sono venuti dall'alto, quindi dall'altezza, e sicuramente si sarebbe esposta molto di più al rischio di passivo. Questa è stata fondamentalmente tutta la storia dell'attacco di Teramo dall'inizio del campionato, quindi sono io personalmente, penso tutti, molto curiosi di vedere come cambierà l'attacco di Teramo con questo bellissimo innesto. La parata intanto ancora di Alessio Collevecchio, resta in zona attacco Modena perché comunque è stato fischiato un fallo ai danni del numero 15 Panettieri, Francesco Panettieri, centrale di Modena, che è il miglior cannoniere di Modena, che è classe 99. Tiro ora, il gol da parte di Mezzetti, prima rete di Mezzetti, 6-4 il punteggio, 14 minuti andati via il cronometro nel corso del primo tempo. Andrea Di Marcello, il pallone per De Oliveira da Silva, Gian Pietro, Gian Pietro, Di Oliveira da Silva, il tiro finisce fuori. Attacco Modena ora con Panettieri, tiro alto da parte di Panettieri che ha ricevuto una spinta in vista dagli arbitri, quindi resta in zona attacco la compagine oggi in maglia gialla. Con Boni, pallone all'ala per la conclusione, il gol da parte del numero 8, Tommaso Albertini, ala classe 2001, 6-5 il punteggio, andato via il primo quarto d'ora. Si rifà sotto Modena, si era 6-3, ora 6-5 per Agostino, il pallone per Gianpietro, ancora Gianpietro, da Silva, il tiro di Da Silva, la parata da parte di Bonacini, ma c'è anche il fallo, quindi resta in zona attacco la compagine teramana. Di Giulio, Da Silva, fallo su Da Silva, rischio passivo per Teramo, Di Marcello, fallo ancora su Andrea Di Marcello, bisogna accelerare la conclusione. Pallone per Da Silva, il tiro, la parata di Bonacini, alla fine esce un tiro debole che para Bonacini, ma poi il rilancio lungo di Bonacini, si perde l'azione attacco di Modena.
Se c'è una cosa di positiva che è uscita dalla sconfitta di Bologna è il fatto di aver provato, o meglio, di aver recuperato la concentrazione, cioè di aver eliminato quelle amnesie che Teramo ha vissuto per esempio contro Romagna e anche contro Padova. Non dobbiamo adesso tornare a commettere questo errore, stiamo difendendo con un po' troppa leggerezza, dobbiamo recuperare un po' di concentrazione in difesa e tornare ad attaccare con intensità. La partita non è assolutamente conclusa, quindi dobbiamo essere costantemente concentrati e soprattutto non mollare nulla in difesa, anche perché va detto che De Oliveira sì è un giocatore antropometricamente notevole, però comunque non è in perfetta forma fisica, quindi va anche aiutato nel lavoro che sta facendo. 17 minuti andati via nel corso del primo tempo, 7-5 a favore della Lions Teramo sul Pantarei Modena. Ora al tiro da parte del numero 10 Nezzetti, la parata da parte di Alessio Collevecchio, seconda occasione comunque per Modena in attacco per il fallo fischiato ai danni dello stesso Nezzetti. Incursione di Panettieri che, Marco, ricordiamo, è un ragazzo 99. Sì, tra l'altro è un eccellente tiratore, un ragazzo che se prende la responsabilità ed è dotato di una buona, buonissima, ottima tecnica al tiro. Certo, non è di grande statura, però come vedi è uno che si butta dentro e in questo caso poi riesce anche a trovare 7 metri. E come dicevamo prima nel caso di Toppi, visto che fa questo tipo di gioco, sarebbe il caso ovviamente di anticipare di un metro e mezzo la sua azione, anche perché, torniamo a dire un'altra volta, Modena non ha grandi soluzioni in attacco, è più duttile in difesa che in attacco, è per forza limitato, quindi una volta prese le misure un giocatore del genere possiamo tranquillamente, insomma, si può tranquillamente gestirlo. Il gol da parte di Mezzetti sul tiro di rigore, il primo tiro di rigore che mette a segno Modena, seconda rete personale per Luca Mezzetti, 7-6 il punteggio, torna in porta Alessio Collevecchio. Questa volta Pierluigi Di Marcello non è riuscito a neutralizzare il tiro di rigore della formazione modenese. Pieragostino, Di Oliveira, da Silva, il tiro fuori, fallo su da Silva. Da Silva, Pieragostino, anzi Giampietro, scusate, Andrea Di Marcello, fallo su di lui. Questa in zona attacco Teramo, 11 minuti e 10 per chiudere il primo tempo, poi il tiro di Da Silva, la parata da parte di Bonacini che ora sembra aver trovato i rimedi per le conclusioni di De Oliveira Da Silva. Fallo ora da parte di Giampietro ai danni di Panettieri, 2 minuti anche per Giampietro. Allora, come dicevamo, Modena fa della difesa la sua arma migliore, sta cominciando a prendere anche le misure a Teramo e ovviamente sta notando anche una certa stanchezza in De Oliveira che sta forzando un po' troppo le conclusioni. Tranquillamente, altra cosa positiva uscita fuori dalla partita con Bologna, cercare i tagli delle ali, cercare, come sta facendo De Oliveira anche di qui il pivot, cercare di muoverci più dentro gli spazi verso i 6 metri. Dunque inferiorità numerica per Teramo, la terza esclusione per 2 minuti, 2 a carico di Toppi, 1 di Giampietro, però è andata bene per la formazione teramana in difesa che non ha subito gol col tiro parato da Alessio Collevecchio. Savini, pallone ancora per De Oliveira Da Silva, c'è in campo Adriano Valeri per trovare una soluzione ancora di più per la fase offensiva. Di Giulio, De Oliveira, pallone per Riccardo Di Giulio dall'ala, contrastato da Mezzetti. Di Oliveira, Pieragostino, finta il tiro, poi il pallone per Valeri, dall'ala Savini non riesce a entrare. Pieragostino, rischio passivo Teramo, il tiro da parte di Da Silva, stavolta il palo, a dirgli di no. 10 minuti andati via, minimo vantaggio Teramo 7-6, c'è il time out richiesto da Marcello Fonte. Assolutamente è il momento di ragionare, l'avevamo detto, perché in questo momento Teramo sta un attimo commettendo un vecchio errore,
ovviamente è quello di aver perso la concentrazione, di aver forse dato per scontato alcuni, già l'esito di questa partita. Insomma, bisogna evitare questo tipo di errore, altrimenti torniamo ad avere anche brutte sorprese. Ripeto, Modena tra l'altro non molla mai, è una squadra tenace che resta sempre sul pezzo. E allora, in questo momento quello che bisogna tornare a fare è questo: evitare di intestardirsi con una circolazione palla che non è molto veloce, e cercare assolutamente per forza di cosa la soluzione per i due centrali, e tornare soprattutto a chiudere in difesa cercando di arginare quei due o tre giocatori che possono dare qualche problemino in più. È una partita che va gestita e va interpretata, quindi tornare adesso già da questa fase a far velocizzare un po' più la palla e mettere anche dei rivali in condizioni di tiro più semplice, perché in questo momento sta facendo molta fatica perché la palla non gira veloce. 9.40 per chiudere la prima frazione, 7-6 Teramo. Pieragostino, il tiro, terza rete personale di Pieragostino. Terza rete personale, diviene il miglior cannoniere della gara. Panettieri, il pallone ora per Mezzetti. Pallone di Albertini, forse doppio palleggio. Poi il tiro di Mezzetti, la parata di Collevecchio. C'è ancora un fallo fischiato dal due arbitrale, uno dei due arbitri che va anche a richiamare la panchina biancorossa, in fattispecie tecnico Marcello Fonti. Ancora tiro di rigore per Modena. Minuti e 47 alla conclusione del primo tempo, il tiro stavolta è Alessio Collevecchio a pararli. Stiamo parlando di un rigore segnato su 5 tentativi per Modena, due parati da Pierluigi Marcello, uno da Alessio Collevecchio e un tiro fuori. Tiro, la parata di Alessio Collevecchio, ancora Alessio Collevecchio, poi l'azione si era fermata. A ben donde Alessio Collevecchio a prendersi gli applausi, ha parato un altro rigore, più altri tiri successivamente. 7 portiere di Teramo sta funzionando a meraviglia, anche nelle partite in cui il risultato non ha sorriso la squadra del presidente Salvatore Paragalli, e oggi la testimonianza più lampante. Salini, pallone per Di Olivera da Silva, tira fuori, ha provato il tiro a sorpresa. 8-6 il punteggio, 7.40 da giocare. Mezzetti, frazione di piede ora, 2 minuti per Salini, quarta frazione per 2 minuti al carico di Teramo. Altra inferiorità Teramo, guardiamo, a Toppini a 2, una a testa per Giampietro e Salini. 8-6 il punteggio, 7.38 dalla conclusione del primo tempo. Recupera palla in difesa ora Teramo con Andrea Di Marcello. Valeri spinge il contropiede, attende ora l'arrivo dei compagni di Oliveira. Pieragostino vuole ragionare, e arrivano gli applausi da parte del pubblico presente sugli spalti del Pala Giorgio Binchi. Pieragostino, De Oliveira, Di Giulio, Andrea Di Marcello, De Oliveira, da Silva, il tiro deviato, la parata di Bonacini. Panettieri dentro il tiro, la parata, c'è sfondo, fallo di sfondo fischiato al numero 11 Gennaro Di Felice. 8-6 il punteggio, 6.30 dalla conclusione del primo tempo. Sì, De Oliveira comincia ad essere un po' stanco, l'abbiamo detto, non è più in condizione, è appena arrivato, quindi non si può pretendere che stia tutto un tempo intero, infatti è stato appena sostituito. Bisogna aiutarlo, cioè Andrea Di Marcello deve aiutarlo uscendo fuori, cercando di servirlo e soprattutto cercare anche delle soluzioni alternative. Come vedi,
appena uscito De Oliveira, subito Modena alza molto di più la difesa e cerca di mettere in difficoltà Teramo. Panchina a prendere fiato, De Oliveira da Silva. Pieragostino, pallo su Pieragostino. Riccardo Di Giulio, fallo su Riccardo Di Giulio. Rischio passivo Teramo. Il tiro da parte di Pieragostino e il gol da parte di Pieragostino, e adesso ve lo posso dire che Marco ce l'aveva anticipato. Sì, no, allora, senza essere dei fenomeni, l'aveva chiamata Marcello Fonti, gli aveva detto di tirare sotto mano, quindi Pieragostino è stato eccezionale, un gesto tecnico apprezzabilissimo, è stato bravissimo perché è andato proprio sul filo del passivo. E in questi casi ovviamente tocca a lui prendersi la responsabilità. Ripeto, tornando in attacco la prossima volta dovremo cercare delle soluzioni alternative, più pivot e più taglio delle ali. Tornano tre le reti di vantaggio Teramo, 9-6. Ora il gol da parte di Gennaro Di Matteo, prima rete personale per Gennaro Di Matteo, 9-7 a 5 esatti dalla conclusione del primo tempo. Valeri, pallone per Pieragostino. Di Giulio, Pieragostino, Valeri, tiro di Valeri, la deviazione di Bonaccini, non c'è fallo. Può ripartire Modena con Gennaro Di Matteo in possesso di palla. Albertini, pallone per Di Felice che trova l'angolo e va a segnare. Prima rete per Gennaro Di Felice. 9-8 il punteggio. Allora, Di Felice farà sempre questo tipo di, cercherà sempre questo tipo di soluzione, quindi sempre il doppio appoggio anticipando sul secondo passo. Io penso che i portieri questo lo sappiano, però il problema è che, ripeto, bisogna tornare a difendere bene e soprattutto non affaticarsi come stiamo facendo in attacco. E infatti è tornato De Oliveira per togliere un po' le castagne dal fuoco, ma ripeto, il giocatore è stanco, non può prendersi lui tutta la responsabilità. Ancora una volta, nel caso in cui non dovessimo riuscire a trovare soluzioni con i terzini, non sarebbe male veramente far uscire il pivot, muovere la difesa con i tagli delle ali, perché è una difesa che si può attaccare anche senza terzini, come in questo caso. Pallonetto e gol per Riccardo Di Giulio, seconda rete personale anche per lui, 10-8 il punteggio al minuto 27 del primo tempo, seconda rete per Riccardo Di Giulio, straordinario pallonetto dall'ala. Pallora su Gennaro Di Felice. Panettieri, pallone per Mezzetti, poi dall'ala Gennaro Di Matteo, fallo in attacco fischiato a Gennaro Di Matteo ai danni di Riccardo Di Giulio. Riconquista palla Teramo. Savini, Di Oliveira, dentro per Andrea Di Marcello, il pallone ancora per Savini dall'ala, la parata di Bonaccini. Poi dall'altra parte il gol da parte di Gennaro Di Matteo. Seconda rete di Gennaro Di Matteo, 10-9, torna a meno 1 Modena. Difatti il primo tempo è stato vissuto tutto così, Teramo che ha trovato tre reti di vantaggio e Modena subito tornava a meno 1. Non ha trovato mai la parità. No, Teramo diciamo che per almeno metà del primo tempo è stata in controllo, il che è molto positivo. Ha giocato anche a un certo punto con minore intensità. Il problema è che quando però si deconcentra incominciano ad arrivare i problemi. Ripeto, Modena non molla mai, attenzione. Questa palla fa tutto la formazione modenese, 1.40 da giocare, spero di non essere stato facile profeta, vedremo in questa azione cosa succederà. Eravamo a più uno a 90 secondi esatti dalla conclusione del primo tempo. Mezzetti, palla per Panettieri, palla in attacco fischiato a Panettieri. Savini,
chiamano lo schema i ragazzi biancorossi, ovviamente anche per rinfrescare l'idea del vedere da Simba che è arrivato da poco. Pieragostino, lo scarico per Di Oliveira da Silva, fallo subito dal numero 15 Pieragostino, pallone per Giampietro Di Giulio, Pieragostino, fallo su Pieragostino, due minuti al numero 15 Panettiere. Prima esclusione per due minuti per Modena dopo le quattro combinate a Teramo. 23 secondi per chiudere il primo tempo, 19 probabilmente andrà fino alla fine Teramo. Giampietro, Di Oliveira da Silva, Giampietro, Di Oliveira, pallone per Giampietro che è ricevuto da Pieragostino, non da Giampietro. Ultimi scampoli di primo tempo con il numero 4 Bortolotti, il tiro parato da Pierluigi Di Marcello e poi non c'è tempo per l'ultima occasione, l'ultimo tiro di Andrea Di Marcello. Finisce il primo tempo 10-9, Pierluigi Di Marcello ha salvato il pareggio da questa incursione di Bortolotti, dunque minimo vantaggio per Teramo a riposo. Sì, ricapitolando un po' le idee, allora per quanto riguarda la fase offensiva di Teramo, tutto sommato le cose stanno andando abbastanza bene, perché ovviamente l'innesto di un finalizzatore come Di Oliveira toglie un sacco di problemi alla squadra, perché sanno di poter contare su di lui in momenti di difficoltà. Come abbiamo detto, però, essendo appena arrivato, la forma fisica non è delle migliori e quindi il giocatore va aiutato, va sollevato ogni tanto da questo peso, ed è ovvio che è in difficoltà quando poi si torna a girare la palla con lentezza, quando si torna a ragionare troppo, cioè pensando a volte poco, i problemi possono insorgere. Perché questo? Perché Modena ha una difesa molto molto ben organizzata, ripetiamo ancora, è la sua arma migliore, e quindi sa che in assenza di un terzino che porta via 3-4 uomini può aggredire uomini, può aggredire Teramo più facilmente, e quindi si torna magari alla solita soluzione forzata di Pieragostino oppure al tiro fuori. Per quanto riguarda la difesa, dove invece possiamo fare la differenza, Teramo deve essere più compatta, non necessariamente deve essere aggressiva, ma deve essere assolutamente più compatta e prendere il tempo a quel paio di giocatori che possono cercare la soluzione per poter dare a Modena la possibilità di segnare. Altra soluzione che trova Modena è quella del pivot, e dobbiamo dire la stessa cosa: per evitare che il pivot vada a segno bisogna essere compatti. C'è giusto il tempo prima della pubblicità per dare il punteggio del riposo, 10-9 è tutto, a risentirci nel secondo tempo della gara. Secondo tempo della gara tra Lions Teramo e Pantarei Modena, 10-9 al riposo per la formazione biancorossa. Ne approfitto intanto che il secondo tempo va a iniziare per vedere le reti segnate nella prima frazione per Teramo, due reti a testa per Riccardo Di Giulio, Andrea Di Marcello e De Oliveira da Silva di Erme, quattro reti invece per Pieragostino. Dall'altra parte Modena che ha sbagliato quattro rigori, due reti per Gennaro Di Matteo, Boni e Mezzetti, una rete a testa per Di Felice, Albertini e Bortolotti. Persa palla in attacco da parte di Modena col numero 10 Mezzetti. La prima azione del secondo tempo dunque va a finire così, allarga le braccia il tecnico Francesco Sgarbi. E prima azione della ripresa in attacco anche per la formazione teramana. Tiro di Da Silva, il gol di Da Silva. Terza rete personale, nulla ha potuto Bonacini che pure era intervenuto, più due dopo un minuto nel corso del secondo tempo, 11-9 il punteggio. Il
Ancora la formazione modenese in attacco con Mezzetti. Il tiro da parte del numero 14, Nunzio Di Matteo, la parata col gambone da parte di Pierluigi Di Marcello. Pieragostino, il tiro, palo e respinta del portiere. Non se ne vedono tante di pali e respinte del portiere così. Ah, vabbè, è stata una conclusione assolutamente caparbia da parte di Pieragostino, molto sfortunata. Bene così, bene che si cominci con questa concentrazione, specialmente adesso che Modena è tornata in parità numerica. Ripeto, non bisogna mollare, bisogna continuare come abbiamo fatto all'inizio, nella prima parte del primo tempo. Teramo deve tornare in controllo della partita. 11-9 il punteggio, 2 minuti trascorsi nel corso del secondo tempo. Toppi gira il palla, la formazione biancorossa. Rischio passivo, alzato il braccio da parte di uno dei due arbitri, che ricordo essere Lucio e Ciro Cardone di Napoli. Toppi, fallo su Toppi. Il tiro di Da Silva, il gol da parte di Da Silva. Se ci avete fatto caso, lo ha chiamato Andrea Di Marcello, ha chiesto proprio il tiro a foglia morta, il tiro basso, insomma in doppio appoggio, perché ovviamente si andava a rischio passivo. Questi sono i vantaggi di avere un tiratore che ha, tra l'altro, un bellissimo polso, un giocatore che ha tantissime possibilità nella finalizzazione. Ripeto, è uno straniero, è un giocatore che è arrivato proprio a togliere le castagne dal fuoco per Teramo nei momenti in cui andava in difficoltà, e sono stati tanti in questo campionato. Diciamo che Teramo comunque lamenta alla fine per questo problema, scherzando, lamenta 3 punti persi per questo motivo, quindi ben venga un giocatore così. Intanto non c'è molta armonia in casa Modena con il numero 11 Gennaro Di Felice, che stava per tirare il rigore. È arrivato il numero 4 Luca Bortolotti, che gli ha tolto il pallone dalle mani. E poi c'è stata la solita parata di Pierluigi Di Marcello e tiri di rigore. 5 rigori parati da Modena. Sì, ho anche 5 rigori sbagliati da Modena. Sicuramente Pierluigi Di Marcello non fa che confermare le sue doti in porta, perché è un giocatore di esperienza, è un giocatore che va ricordato, le partite le prepara, quindi studia tutti i rigoristi. Forse anche per questo si può spiegare magari l'alternanza che c'è stata da 7 metri, forse per cercare di sorprenderlo. Modena è in crisi, perché io francamente era quello che mi auguravo, cioè che andasse in crisi, perché non riesce a sapere come poter attaccare la difesa di Teramo. Questo vuol dire che Teramo sta difendendo bene, non sta difendendo al massimo comunque Teramo, ripeto, quindi attenzione, gare di concentrazione. Per Luigi Di Marcello può fare i miracoli, ma non può farli all'infinito. Dall'altra parte un rigore fallito anche da Teramo con Di Giulio, la parata da parte di Bonacini, poi c'è il fallo commesso ai danni del numero 11 Gennaro Di Felice. Marco, approfitto di questo momento in cui il gioco è fermo per asciugare il parquet. Dicevamo prima, al di là di un organico forte o meno che sia, lo straniero di fatto nella pallamano è quello che ti fa fare il salto di qualità. In generale sì, per forza, sia come esempio, diciamo, tecnico da seguire, soprattutto per un campionato del genere, per un girone poi del genere, se riesci ad avere una persona che ti porta a casa 5, 6, 7, 8 fino a 10 gol, è ovvio che le partite le vinci e ti metti in una posizione di classifica molto interessante. Ripeto, questo è l'ultimo campionato gestito in questo modo, quindi va colta questa occasione, perché poi l'anno prossimo le cose saranno molto diverse, e quindi è chiaro che lo straniero fa sempre la differenza, specialmente in squadre che sono caratterizzate da avere giocatori locali, quindi squadre che non hanno fatto ricerca di giocatori piuttosto talentuosi. Ripeto, Di Oliveira è quello che serve proprio a fare la differenza in questo senso. Intanto un po' di imprecisione, un po' le parate di Pierluigi Di Marcello, 5 minuti e Modena è seduta in panchina, un fan gol. Siamo a 12-9 il punteggio, ovviamente buon per Teramo. Gian Pietro, è fondamentale arrivare superata la metà del primo tempo con un vantaggio di almeno 5 reti. Questo permetterebbe una gestione piuttosto tranquilla di quella che sarà la fatica che accumulerà Di Oliveira, quindi per evitare di arrivare traferati al finale. Quindi bene così che Modena continui a sbagliare e che Teramo continui a segnare. Intanto gli applausi mentre è arrivata l'ennesima parata di Pierluigi Marcello, gli applausi che avete sentito prima
non erano tanto per il gol di Alessio Savini che era pregevole, quanto per il passaggio dietro la schiena di Guilherme di Oliveira da Silva. Sì, qua l'abbiamo visto anche prima, una certa scioltezza, tranquillità, o meglio consapevolezza nel gestire i passaggi ai giocatori che diciamo gravitano sui 7 metri, quindi è ovvio che una cosa del genere fa morale e poi soprattutto crea simpatia nel pubblico. Lui deve inserirsi e direi che per oggi la cosa sta andando molto 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 bene. 6 minuti e mezzo trascorsi nel corso del secondo tempo, intanto la notizia è che Teramo per la prima volta in gara ha ottenuto 4 reti di vantaggio, siamo infatti sul 13-9 e ora il pallonetto da parte di Riccardo Di Giulio, la parata di Bonacini, tiro che, o comunque scelta di tiro che fa infuriare Marcello Fonti, dall'altra parte fallo sul numero 15 Panettieri, sono 2 minuti per Andrea Di Marcello. Prima esclusione di 2 minuti per Andrea Di Marcello, siamo 13-9, scelta di tiro prima di Riccardo Giulio che ha fatto letteralmente infuriare Marcello Fonti. Non che la scelta del pallonetto sia una scelta sbagliata a prescindere, è sbagliata quando tu devi andare appunto come diceva prima a mettere a segno il gol del Puccini, e poi che succede? Lo sbagli per leggerezza, per superficialità, soprattutto perché c'è per leziosità, perché cerchi una soluzione che comunque è a rischio. Cosa succede? Che ti esponi al contropiede, prendi 2 minuti e adesso devi ricominciare da capo tutto quel lavoro che hai fatto, che ti ha portato fin qui. Quindi assolutamente specialmente in questo sport che ha bisogno di momenti di cattiveria, una scelta del genere, anche se sei più 3 o più 4, è sbagliata. 23-21 per chiudere la gara, esce Panettieri accompagnato dal medico sociale della formazione biancorossa. Capitano medico comunque per Teramo, fuori Andrea Di Marcello, il capitano, 2 minuti anche per lui, quinta esclusione per Teramo, ricordiamo che Toppi ne ha 2 e alla terza c'è l'espulsione definitiva. Pallone controllato da Gennaro Di Matteo, Mezzetti. Pallone all'ala per la conclusione da parte del numero 8 Albertini, anche nella pallamano un gol non gol, anche se l'arbitro di fondo non ha avuto dubbi, ha decretato subito la rete nonostante il tentativo di parata di Pierluigi Di Marcello. Sì, no, la palla era nettamente dentro, è entrata Pierluigi, è entrato con tutta la palla e con tutta la mano dentro, quindi VAR o non VAR il gol c'era. Torniamo a ripetere quello che abbiamo detto prima, ecco cosa succede commettendo una piccola leggerezza in attacco, concentrazione e tirare così e non con il pallonetto. Diciamo che se Di Giulio aveva qualcosa da farsi perdonare con la scelta di prima, adesso un gran gol. Certo, assolutamente, questo vuol dire appunto essere aver rimediato, perché abbiamo trovato gol in inferiorità numerica. Poi Di Giulio è un giocatore che ha una tecnica sopraffina, quindi ripeto, è criticabile la scelta, non l'esecuzione rispetto a prima. Dall'altra parte il gol da parte di Modena col numero 5 Gennaro Di Matteo. Terza rete per Gennaro Di Matteo, la prima rete di fatto pulita nel secondo tempo dopo il gol non gol di prima, che però ovviamente abbiamo, il nostro Marco soprattutto ha detto che era oltrepassato la linea bianca, come ha detto l'arbitro di fondo. 14-11 il punteggio con la formazione biancorossa in attacco, Gian Pietro prova ad aprire la difesa modenese, poi Pieragostino il tiro, la parata di Bonacini, può ripartire Modena, il contropiede con il numero 2 Boni, il tiro, il gol da parte di Giacomo Boni. Terza rete personale per Boni, 14-12 il punteggio, 21-10 per chiudere la gara. Avuto 4 reti di vantaggio sul 13-9 e sul 14-10 Teramo. Ora break 2-0 per il Panterei Modena. Pieragostino, da Silva. Fallo su da Silva. Pieragostino, da Silva, il tiro, la parata da parte di Bonacini. Poi fallo ai danni di Andrea Di Marcello che è tornato in campo dopo aver scontato i 2 minuti.
discussione. Oliveira, ovviamente lui, un nuovo acquisto brasiliano, facilmente riconoscibile, maglia numero 15. E Guilherme De Oliveira da Silva, spesso l'abbiamo chiamato De Oliveira, spesso da Silva, ma ovviamente stiamo parlando sempre dello stesso giocatore. 10 minuti andati via nel corso del secondo tempo, 14-12 De Oliveira. Fallo su Pieragostino, rischio passivo, braccio alzato per tutti e due gli arbitri. De Oliveira, il tiro, la parata di Bonaccini, rompe Pieragostino sulla linea bianca, la parata da parte di Bonaccini. Poi il tiro e il gol da parte di Gennaro Di Matteo. Quarta rete da parte di Gennaro Di Matteo, è 14-13 ora il punteggio. In campo Andrea Leodori per Teramo. Allora, si potrebbe provare a cercare adesso il più due con una soluzione di Oliveira e poi dargli forse qualche minuto di riposo, perché incomincia ad accusare un po' di stanchezza, quindi è importante adesso trovare il gol, ma forse concedergli qualche minuto giusto per rifiatare non sarebbe male, perché incomincia ad andare un po' in debito di ossigeno. Di Giulio, pallone ancora per Oliveira, tiro sporcato da un giocatore di Modena, esattamente dal numero 4 Bortolotti. Pieragostino, ancora Pieragostino, prende il pallone a rischio passivo di Oliveira. Pieragostino deve accelerare i tempi, prova un gran gol Roberto Pieragostino. Quinta rete personale per Roberto Pieragostino, riporta Teramo a più 2, 15-13, 12 minuti del secondo tempo sono andati via. Gennaro Di Matteo. Ancora Gennaro Di Matteo, infrazione, non è gol da parte del numero 2 Boni. Si resta sul 15-13, è stata un'infrazione decretata al giocatore di Modena, interdetto il tecnico Sgarbi in panchina, che ora sta chiedendo spiegazioni ad uno dei due arbitri. È stato un fallo di sfondamento perché Leonore è riuscito ad anticipare, è stato molto molto mobile, è riuscito ad anticipare il passo dell'avversario e quindi gli ha preso il tempo e è andato in sfondamento, questa è la spiegazione. Pieragostino. De Oliveira da Silva, gli ha provato a togliere la maglietta il numero 5 Gennaro Di Matteo. Fallo ancora Di Giulio, fallo da parte di Mezzetti, cartellino giallo per il tecnico Francesco Scarpi per proteste. Provvede a asciugare il parquet, 16 minuti e 45 da giocare per chiudere il confronto, 15-13 il punteggio. De Oliveira, Pieragostino, ancora De Oliveira, prova a alzarsi, poi finta il tiro, Pieragostino, gol di Pieragostino, 2 minuti per il numero 5 Gennaro Di Matteo. Sì, l'avevamo dichiarato poco fa che Di Matteo lo rischia 2 minuti perché sta, l'avevamo detto proprio l'azione precedente, perché stava difendendo, stava facendo un po' di fatica a difendere su Di Oliveira, era già diventato troppo aggressivo e Di Oliveira è bravissimo a portare via l'uomo, ad aggredire, quindi ovviamente lo ha messo in difficoltà e adesso torniamo a gestire la partita in superiorità numerica.
Confermo quello che ha appena detto Marco, l'ha detto sì e no 10 secondi prima di quanto è avvenuto, ovvero esclusione per 2 minuti di Gennaro Di Matteo. 16-13 il punteggio quando andati via sono 14 minuti nel corso del secondo tempo e quando Pieragostino ha messo dentro 6 reti e quando c'è stato il time out richiesto e ottenuto da Francesco Sgarbi. Si è detto che Pieragostino è il miglior realizzatore del confronto. 16 minuti e 8 secondi da giocare. Proviamo a sentire qualcosa di quello che dice Marcello Fondi, che è proprio sotto la nostra postazione qui. Indicazione dunque da parte del tecnico biancorosso ai propri giocatori. Ricordiamo oggi assente Barbuti, ma c'è l'innesto da parte di Guilherme Di Oliveira da Silva, che ha segnato per adesso 4 reti e è stato comunque utile alla causa. Ricordiamo sempre che è arrivato il giorno di mercoledì, al di là della stanchezza, al di là di tutto, al di là del clima differente che ha trovato rispetto alla sua città natia, che è a 189 km da Rio de Janeiro. Magari in quei giorni tutti gli schemi a memoria non si imparano. No, è impossibile, ma poi ripeto, non è venuto. Sì, non penso che sia venuto qui per, diciamo, imparare subito gli schemi, penso che ha imparato giusto le soluzioni fondamentali. Lui è venuto qui, ripeto, per adesso per ambientarsi e per tirare tanto. Da vedere adesso come, appena sia stata ristabilita la parità numerica, Modena gestirà gli ultimi 10 minuti in difesa. Come vedete Teramo invece è passata a una soluzione molto più aggressiva, perché giustamente sono con l'uomo in più e quindi adesso vogliono ammazzare la partita, ma qui c'è stato nuovamente un errore che tra, insomma, nelle linee, commesso da De Oliveira, che purtroppo, ripeto, non può avere l'intera partita nelle gambe, quindi bisogna continuare a fare attenzione. La rete di Giacomo Boni, la sua quarta personale, ha riportato Modena sotto di 2, 16-14, 15-20 da giocare nel corso del secondo tempo. Di Oliveira dentro per Andrea Di Marcello, assist da parte di Oliveira per Andrea Di Marcello. Terza rete personale, 17-14. È andato via il quarto d'ora del secondo tempo. Se ci si fa caso, questo si scorrono un po' indietro le partite di Teramo. Questa è la prima partita dove Andrea Di Marcello è stato servito più spesso, diciamo, rispetto al passato. Non tanto perché Pieragostino e Giampietro non fossero in grado, ma semplicemente perché Giampietro e Pieragostino partono dal basso, invece De Oliveira riesce a trascinare l'uomo, partire e servire dall'alto. È un grandissimo vantaggio, una soluzione in più. A testimonianza di quanto dici, basti pensare che nelle prime 10 giornate, di fatto, considerando anche il turno di riposo, Andrea Di Marcello aveva messo a segno 13 reti, oggi 3 a 14-20 dalla conclusione della partita. La parata ancora di Pierluigi Di Marcello. Pieragostino. De Oliveira, fallo su De Oliveira. De Oliveira, ancora palla per Di Giulio. De Oliveira, rischio passivo. Savini, pallone per Pieragostino. Savini, dentro per Andrea Di Marcello, fallo subito commesso da parte di Savini e gioco fermo perché Savini nel frattempo è rimasto a terra, si rialza solo ora. Fondamento discutibile, ci può anche stare, non mi sembra così clamoroso, così netto, però ripeto, attenzione, perché avevamo detto che i 15 minuti finali sono fondamentali, dovremmo avere almeno un gol di più per essere un po' più tranquilli, in questo momento allora bisogna cercare di difendere in maniera più aggressiva, di uscire fuori e cercare di evitare soprattutto il rischio passivo in attacco. Se deve avere troppo stanco, bisogna cercare soluzione sulle vie laterali. Panettieri, pallone per Nunzio Di Matteo. Fallo subito da parte di Bortolotti.
andati via 17 minuti nel corso del secondo tempo. Punteggio è 17-14 per Teramo, con il tiro ora da parte di Gennaro Felice, Pierluigi Marcello che para con l'aiuto anche della traversa. Andorsi già dall'altra parte, Pieragostino, Di Giulio, il tiro, la parata da parte di Bonaccini. Gennaro Di Matteo, pallone ora per Nunzio Di Matteo, poi c'è il fallo commesso da Leodori, sembrava sfondamento. Rischio passivo per Modena con Gennaro Di Matteo, il tiro, il gol da parte di Ollari. Una rete personale per maglia numero 18, pivot classe 94, Elvis Ollari, 17-15, 11-20 da giocare. Pieragostino, time out richiesto da Marcello Fonti. Sì, giustamente, perché avevamo detto prima che Modena in attacco cerca sempre la penetrazione, la soluzione sui, diciamo, 6 metri, e soprattutto cerca tantissimo il pivot dei quali dispone. È ovvio che, torniamo a ripetere, per evitare questo tipo di situazione Teramo deve difendere in maniera molto più compatta e se necessario, se non riesce ad avere ancora le gambe per flottare, per difendere in maniera serrata, è necessario allora passare ad una difesa aggressiva, cioè una difesa molto più dispendiosa e molto più rischiosa. Oltretutto va detto, è importantissimo, come sottolineiamo anche l'ingresso di Valeri adesso, che in attacco, se riusciamo ad avere anche qualche soluzione diversa rispetto a De Oliveira, il gioco di Teramo ne beneficia. Bisogna dare respiro, bisogna, con un giocatore così importante in più abbiamo più soluzioni, una rosa di soluzioni molto 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 più ampia, e dobbiamo continuare dobbiamo tornare a gestire la partita in controllo. Erano in campo le squadre dopo il tema out, le indicazioni di Marcello Fonti: Adriano, Quirino, Valeri, terzino sinistro, Guilherme, De Oliveira, da Silva, terzino destro. Pieragostino sta a perdere il pallone, poi lo riconquista comunque Modena. Panettieri, pallone per ancora la formazione del Pantarei Modena a 10:50 dalla conclusione della gara. Dentro il pallone, riconquistato in difesa da Andrea Di Marcello. Pieragostino, Di Giulio, ancora Pieragostino, il tiro, la parata di Bonaccini, riconquista da Silva per un attimo, poi ancora Modena. Gennaro Di Matteo, fallo su di lui. Tiro, la parata da parte di Pierluigi Di Marcello. Venti minuti andati via nel corso del secondo tempo, meno di 10 per la conclusione, e arriva il gol di Da Silva. L'inversione di posizione di Da Silva, che è passato a terzino destro, è giustamente strategica, perché è andato ad attaccare su un difensore che è molto più leggero rispetto a Di Matteo, quindi è ovvio che Valeri farà un po' più di fatica, ma d'altro canto De Oliveira troverà soluzioni molto più semplici. 18-15 il punteggio, ora la traversa nega la rete a Bortolotti. Più 3 Teramo, 18-15, 21 minuti andati nel secondo tempo, 9 da giocare, e il gol ora da parte di Valeri. E se poi si compensa anche il doppio palo di prima di Pieragostino con questa bella realizzazione di Valeri,
tutto diventa più semplice. Ripeto, è molto bello poter contare su due terzini. Valeri potenzialmente è veramente un gran giocatore. 19-15 il punteggio, più 4 di nuovo, ora la rete da parte di Iaollari. Seconda rete personale per Iaollari. O Iaollari ovviamente. 19-16 il punteggio, Teramo era tornata a più 4, 19-15 grazie alle due reti consecutive di De Oliveira e poi di Valeri. Assassata da parte di Adriano Valeri, che sicuramente questo tiro ce l'ha, lo riprova ancora e trova ancora l'angolino. Seconda rete personale per Valeri. 8 minuti da giocare, 20-16 il punteggio. Sì, serve un gol in più per andare proprio in perfetto controllo, visto il momento della partita. E infatti Marcello Fonti sta segnalando il tabellone, ragazzi, che tra l'altro questo è anche un piccolo difetto che è capitato a Teramo molte volte, di non giocare col tabellone, di rendersi conto di quanto tempo manca, di cosa tocca fare. E a questo punto, diciamo, subentra in Teramo una maggiore rilassatezza, perché può contare su due finalizzatori, perché Valeri sta facendo una bellissima figura. Quello che deve fare Teramo adesso è molto semplice: continuare a difendere con intensità, evitando gli errori commessi nell'ultima frazione, dove per stanchezza, per distrazione si è lasciato la soluzione che Modena predilige, cioè il servizio al pivot, cercare di costringere a conclusioni forzate gli esterni, i terzini centrali di Modena, e in attacco giocarsela con relativa tranquillità, cercando ovviamente Valeri e De Oliveira. 4 reti di vantaggio quando si torna in campo dopo il time out richiesto da Francesco Sgarbi, allenatore di Modena. Modena che perde il pallone in attacco, azione da sfruttare, occasione da sfruttare per Teramo per andare a più 5 per la prima volta in gara. De Oliveira, fallo sul giocatore Carioca. Tra De Oliveira, fallo su De Oliveira. Gioco fermo perché si deve provvedere su quel parquet, il punto dove De Oliveira è scivolato. Intanto vi diciamo che sabato prossimo Teramo per la quarta di ritorno sarà sul campo del Terraquiglia Carpi contro l'ex Baccaro. Carpi che nell'ultimo periodo si è rinforzato ancora con l'innesto di Ceccarelli, mentre l'ultima gara dell'anno, di fatto, che è la quinta di ritorno, l'anno ovviamente solare, sarà sabato 23 dicembre contro il Tavarnelle qui al Pala Giorgio Pinchi. Pieragostino. Fallita l'occasione di attacco per Teramo, ma Modena non ne approfitta col pallone che finisce fuori, il rilancio lungo da parte del portiere che ha voluto forzare i tempi, ma Teramo resta più 4 e ha l'occasione di nuovo per attaccare. Come dicevamo all'inizio della partita, vedi che Modena ha una difesa molto duttile, in questo momento sta praticamente difendendo a uomo su Valeri e su Di Oliveira, è una sorta di 4-2. E stanno ovviamente, avevamo detto, dovevamo vedere qual è l'interpretazione di Modena negli ultimi minuti. Loro stanno giocando il tutto per tutto, escono fuori, escono in 3-3 praticamente. Quindi adesso quello che bisogna fare è cercare assolutamente le soluzioni per vie centrali, quindi tra le linee, che vuol dire che deve uscire tantissimo Andrea Di Marcello, creare dei blocchi e cercare soprattutto il taglio delle ali. Ultimi 6 minuti di gara, Pieragostino, Giulio dall'ala, fallo su Di Giulio, tiro di rigore per la Lions Teramo, fallo di Boni. Guilherme De Oliveira da Silva dai 7 metri dal tiro di rigore contro Bonacini.
il tiro e il gol da parte di Leo Rivera. Sesta rete personale. Il recupero difensivo di Savini, stoppa l'azione offensiva di Modena. Panettieri ora, fallo su Panettieri. 5 reti di vantaggio a 5 minuti dalla fine. Panettieri, tiro, la parata di Pierluigi Di Marcello, c'è il fallo di Gianpietro ai danni di Panettieri. Parato ancora il tiro di rigore da Pierluigi Di Marcello. Poi la rimessa è per Modena con Savini che si era involato in contropiede verso la porta avversaria. Ancora un rigore parato, ancora un rigore fallito da Modena che ora sembra non essere più in partita. Contropiede Teramo, fallo da parte del numero 10 Mezzetti. Due minuti sacrosanti per Mezzetti, forse c'era anche qualcosa di più. Due minuti sacrosanti, forse c'era anche qualcosa in più. Ma sì, ma indipendentemente da questo, la cosa che mi fa piacere sottolineare, anche questa detta all'inizio, che quello che si è visto di buono a Bologna, cioè la tenuta mentale, questa volta si è vista da parte di Teramo, non ci sono stati blackout, leggerissimi cali di tensione, ovviamente quindi ci possono essere, però stanno anche adesso richiamandosi a vicenda e dire che la partita, appunto, dicendosi per loro che la partita non è finita, ovviamente il risultato ormai è praticamente acquisito, però stanno ancora richiamandosi perché sanno che hanno commesso un errore contro Romagna, quindi vogliono essere concentrati fino alla fine e dimostrarlo al pubblico. 4 minuti da giocare, il rigore di Da Silva dato per la prima volta in partita, il più 6 a Teramo, 22-16. Da Silva è diventato anche il miglior realizzatore della gara con 7 reti. Riconquista palla Modena. Pallone ancora per la formazione teramana. Gianpietro. Luigi Di Marcello sicuramente al pari di Alessio Collevecchio tra i protagonisti di questa gara. Ultimi tre giri di lancette prima della sirena finale. Gianpietro, palla per Pieragostino, Valeri. Pieragostino assolutamente e totalmente in controllo Teramo. Tocco sul braccio di Valeri, fallo, estensione attacco Lions Teramo, serie di vantaggio. Diciamo anche che tra una delle migliori difese Teramo e uno dei peggiori attacco Modena, la gara è stata regolare e l'ha vinta Teramo con la miglior difesa. Diciamo anche che l'ha vinta grazie però a una nuova soluzione in attacco, perché questo è l'aspetto fondamentale. E la difesa di Teramo la conosciamo, certo che di Oliveira noi ne abbiamo parlato a profusione come fideggiatore, attenzione perché poi comunque è 1,94 m che si presenta anche in difesa, è un giocatore di peso, pesa 100 kg, sì, insomma riesce veramente a creare densità in difesa, quindi è un giocatore fondamentale sotto tutti i punti di vista. Oggi Teramo l'ha vinta in difesa, l'ha vinta in attacco, soprattutto perché in attacco si è sentita molto più tranquilla. Io sono convinto che facendo una battuta, questa non è altro che una battuta, Pieragostino oggi veramente ha vissuto una partita tranquilla perché non ha dovuto caricarsi di quell'angoscia, di quella responsabilità di dover andare per forza a conclusioni forzate centrali sotto passivo. Di Giulio, l'apertura per Savini dall'altra parte, fallo su Savini, 2 minuti e mezzo prima della sirena finale. Infrazione di attacco per Teramo, riconquista il palla in Modena con Panettieri. Ancora palla per Gennaro Di Felice, Panettieri. Torna in campo anche il numero 6, Nicolo Dombi, vice capitano della formazione modenese.
poi Bortolotti, fallo su Bortolotti, due minuti per Adriano Valeri. Due minuti per Adriano Valeri, 22-16 a 2-0-2, tiro di rigore per Modena con Levecchio in campo al posto di Pierluigi Di Marcello. Un po' il contrario di quello che è avvenuto nel primo tempo, dove pure Pierluigi Di Marcello ne ha parati tre di rigore. Tiro alto da parte del numero 11 Gennaro Di Felice, 7 rigori falliti da Modena, sono davvero tanti. È assolutamente intollerabile, diciamo, per una squadra, perché vuol dire che quantomeno c'è o mancanza di concentrazione o un eccessivo nervosismo. In alcuni di questi è stata la bravura dei portieri di Ramani, ma abbiamo visto anche due tiri tirati fuori, ma anche di diversi metri. 22-16 in punteggio, 1 minuto e 20, gara che va verso la conclusione con Teramo, e adesso lo possiamo dire, torna al successo dopo due sconfitte soprattutto consecutive, sanguinosa la prima, decisamente meno quella la seconda sul campo della capolista, non convalidata una rete a Da Silva che avete sentito lo stupore del pubblico, perché era arrivata davvero in maniera spettacolare, soprattutto con un tiro alquanto potente. Diciamo che alla fine dei giochi, di fatto, Da Silva la stanchezza l'ha tollerata in maniera relativa. Sì, insomma, diciamo che oggi era una partita che era favorevolissima a un giocatore delle sue qualità, perché ha dovuto, diciamo, lottare poco contro un difensore della sua levatura, quindi è stata forse la partita ideale per iniziare per lui. Bisognerà vedere poi quando si troveranno difese più mobili, più toniche, come per esempio sarà Carpi, che è una difesa molto fisica, con dei giocatori che hanno gran corpo. Bisogna vedere come reagirà. Le reti di Piero Agostino e Di Giulio hanno arrotondato il punteggio, ora più 8 per Teramo, la parata da parte di Alessio Collevecchio. Siamo alla sirena finale che arriva adesso e decreta la vittoria di Teramo della Lions, 24-16 sul Pantarei Modena, 8 reti di vantaggio, un margine che alla fine dei conti ci sta. Un margine che ci sta, che ci doveva essere anche in altre occasioni, però torniamo a dire quello che abbiamo ripetuto a profusione durante tutta la telecronaca, cioè l'innesto di Oliveira non è tanto nel numero di reti che ha realizzato, che è sicuramente un numero notevole, ma quanto per la tranquillità, per la sicurezza che riesce a dare a questa squadra sia in fase offensiva che in fase difensiva. Teramo adesso inizia un nuovo campionato, l'ho iniziato oggi, era fondamentale iniziarlo con questa vittoria, perché da qui alla fine della regular season ha tutti i scontri diretti e tutte partite che sono molto complicate, ma assolutamente alla portata della compagine di Marcello Conte. Una delle più complicate è proprio quella di Carpi, perché è una squadra in crescita, una squadra che ha grandi numeri, però Teramo a questo punto deve riuscire a prendere punti ovunque, deve riuscire a prendere, soprattutto a recuperare due punti persi con Romagna, perché ha un obiettivo preciso che può ancora perseguire. Per quanto riguarda, ripeto, le prestazioni di oggi, Teramo ha fatto esattamente quello che doveva fare, sfruttando al massimo la presenza di questo nuovo innesto. È stata una partita completamente in controllo, con delle piccole amnesie, con dei piccoli errori, ma fondamentalmente ha gestito la difesa e l'attacco così come doveva essere. Mi ha sorpreso un po' in certe fasi Modena, che, come hai sottolineato anche tu, si è lasciato un po' andare, soprattutto la dimostrazione è quello che hai sottolineato, cioè il fatto di aver sbagliato di voi, quello è un errore proprio di distrazione, di mancanza di tenacia, cosa che fino adesso non si era mai vista. Allora, la differenza di reti di oggi deve essere di buon auspicio, deve essere soprattutto indicativa, perché questo è il passo che Teramo deve mantenere nei confronti di determinati avversari. Vedremo che sarà con Carpi, vedremo che sarà nelle prossime partite.
Tempo di ribadire il finale, 24-16, vittoria per la Lions Teramo. Detto di sabato della gara di Carpi, il prossimo impegno di Teramo col quale ci risentiremo è per il 23 dicembre contro il Tavarnelle per la quinta giornata di ritorno. Un cordiale buona serata da Matteo Falzon e da Fabio Fedeli, ovviamente, che ha curato come al solito in maniera impeccabile le riprese. Buona serata.